Qualche anno fa in televisione, su uno di quei canali spegni cervello, trasmettevano un programma, Il mio grosso, grasso matrimonio gypsy. Ammetto pubblicamente di aver visto una puntata, forse mezza, mea culpa. L'avevo guardata con un misto di curiosità e di scetticismo, perché quella dei Roma e dei Sinti è una cultura che non conosco e mi è sempre sembrata avvolta da un alone di mistero, vuoi per i pregiudizi, vuoi per una sorta di timore, me ne ero sempre tenuto lontano. Qualche giorno fa però io e Angela ci siamo messi a fare qualche ricerca e abbiamo scoperto che in Romania i Rom sono una delle tante minoranze etniche presenti nel paese. Incuriositi abbiamo deciso di cambiare ogni programma e di andare a visitare un villaggio dove i Rom hanno ville sfarzose e colorate. Ecco com'è andata a finire. Buongiorno ragazzi, lo sentite questo suono in sottofondo? È il rombo del viaggino che ci dice che siamo pronti a partire, pronti a iniziare una nuova avventura oggi. Avevamo dei programmi ma li abbiamo completamente ribaltati, ma se avete visto il video precedente già lo sapete, e oggi abbiamo una missione, quindi partiamo subito, lasciamo Baia Mare, che è la cittadina dove abbiamo dormito questa notte, e ci dirigiamo verso sud. Abbiamo 120 km da fare. Oggi è un po' l'anghelite. Non ti sei ancora svegliato? No, ti do un'età. Estimated time of arrival. Età. Cioè? Ore 10. Alle 10 ti svegli? Alle 10 sarò. Per ora guidando, ci sono però. Solo per la guida. Ah ok, ti lascio nel tuo allora. Momento di fare il rifornimento, ecco il mio benzinaio di fiducia che fa benzina. Quanto le faccio? Mi faccia il pieno, grazie. Pieno? Sì, vada, pieno. Ma 95 o 98? 95, va bene. 95 costa un pochino meno, dai. Quanto me la fa il litro? Le faccio 6,98. Che sono 1,40 euro circa. Ma perché non parte? Ecco, sempre devo cambiare benzinaio. Stavo facendo il video, vedi? Non parte, devo cambiare benzinaio, lo sapevo. Comunque sono 1,40 euro circa. E sappiamo che in Italia costa molto di più, però per noi che veniamo dalla Turchia dove costava 80 centesimi, è un bel cambiamento, è quasi il doppio. Sì, ragazzi, dai, non offendetevi, eravamo abituati a prezzi molto più bassi. Eravamo abituati bene, sì, molto. 1,40, ok, non è tantissimo, ma non è... È quasi il doppio. 80 centesimi, quindi non offendetevi sempre. Ma la fai sta benzina o sei con la pompa? Non parte la pompa, devo aspettare. Va bene. È arrivato il signore in soccorso e finalmente possiamo fare benzina. Abbiamo beccato quella che è la strada peggiore fino ad ora in Romania, eh. Sono tipo fatti a mega blocchi e ogni tanto qualche blocco è tutto rattoppato. Comunque ecco dove stiamo passando adesso, sempre in mezzo alle montagne. È una strada secondaria. Non ci era capitato molte volte, ecco, di fare strada secondaria in Romania. Stop a metà strada. Molto meglio. Piccolo stop a metà strada, ci siamo fermati a Gibu, che è questa cittadina a 60 km circa, c'è il mercato, qui ci stiamo facendo un giretto soprattutto di frutta e verdura. Pausa anche con un bel caffè
perché Paolo lo vedo ancora un po' addormentatino, guarda l'occhietto. Sì, sì, ancora non ci siamo al 100%. Comunque il caffè, qui lo vendono in tutti i piccoli supermercatini di quartiere. Ecco, costa tipo 50 centesimi e te lo fanno direttamente le signore. Alla macchinetta. Il nostro pit stop è già finito, era tipo autogrill, in realtà poi è finito con giretto al mercato, caffettino e tarallini. Tarallini rumeni? Sì. Very good, very sono good. Molto buoni, sono simili ai taralli nostri, belli croccantini, ci sono anche nella versione dolce alla vaniglia, però abbiamo provato anche così. Comunque non abbiamo ancora detto qual è la nostra destinazione di oggi. La destinazione di oggi è Uedin, che è questa cittadina che viene chiamata la città dei gitani. Allora, abbiamo già parlato della questione Rom e rumeni, per appunto non fare la confusione di dire che i rom e i rumeni sono la stessa cosa. In realtà no, i rumeni sono gli abitanti della Romania e i rom invece sono un'etnia completamente diversa. Ne abbiamo parlato in modo anche abbastanza approfondito nel video precedente. Adesso stiamo andando appunto in questa città perché abbiamo scoperto che ci sono delle abitazioni che attirano molto l'attenzione, sono speciali, quindi andiamo a dare un'occhiata. Mancano ancora 60 km circa, quindi in tempi normali sarebbe un'ora, ma in tempi viaggini diciamo un'ora e mezza. Un'ora e mezza, due, e poi arriveremo alla città dei gitani. Siamo arrivati a Uedin, gemellato con Castina dei Pecchi. Adesso ormai troviamo tutti i gemellaggi dei paesi. Castina dei Pecchi. Gut! Non lo so, i signori ci urlavano gut, gut, gut. Piccola precisazione, abbiamo detto prima, stiamo andando a visitare il villaggio dei gitani. In realtà non è che vivono solo rom in questa cittadina, ma sono solo 1000 i rom, quindi una buona comunità in un paesino così piccolo. Destinazione, ma prima di fare qualunque cosa mangiamo, perché è venuta anche fame. Abbiamo preso due placinta. Allora, una è con il formaggio, questa qui, ripieno di formaggio e maionese, ci ho aggiunto la maionese, e questa invece con il formaggio e i funghi e una salsa tipo sugo. In questo caso è fatta in padella, non fritta. Sì. L'altra volta l'abbiamo mangiata fritta, era una sorta di calzone fritto, invece in questo caso è un calzone non fritto. Sì, è il cibo di strada qui in Romania, l'abbiamo trovato varie volte, è anche la cosa più economica che si può mangiare per strada perché costa 6, in questo caso abbiamo pagato 6 lei che sono un euro circa. Placinta al sugo. Abbiamo finalmente trovato la strada giusta con tutte le abitazioni. Vedete che hanno proprio questo aspetto super pomposo. Tra l'altro non ce n'è una che sia finita e c'è un perché. Ci sono, vedete, tutte queste colonne all'esterno, super colorate, e poi questi tetti. Tetti altissimi su più livelli, ma questo video, ragazzi, è difficilissimo da fare perché ci assolutamente sono poche informazioni riguardo questa comunità, che è una comunità che è sempre stata molto chiusa. Quello che sappiamo però è che in questa cittadina ci sono appunto tutte queste case che appartengono ai Rom, e pensate che c'è una leggenda che riguarda il tetto, non sappiamo se sia vero o no, però si dice che ogni livello del tetto indica che la famiglia possiede almeno 1 milione di euro. Quindi per ogni livello 1 milione. Quindi per esempio quella casa che ha 4-5 livelli significa che la famiglia possiede 4-5 milioni di euro. Come diciamo però sono leggende, non si sa quanto ci sia di vero dietro questa cosa, però comunque molto affascinante perché guardate, queste case sono un pochino trash, direi. Trashissime, trashissime. Super decorate, lavoratissime, anche il tetto super lavorato. Guardate, all'ingresso poi ci sono varie statue, questa casa ne ha 5 statue e davanti. Anche le cancellate, i colori, guarda questo, cioè guarda questo tetto, se è vera la teoria ne hanno 5-6. 6 milioni di euro. Anche qua dietro, guarda.
Wow. Tutti colorate. In realtà gran parte qua, per esempio, rimane grigio. Appunto perché si dice che in Romania sulle case non completate non si vadano a pagare le tasse. Quindi per questo tutte queste case, tranne forse... Non sono mai finite. Ah no, anche questa non è finita. Non sono mai finite. Sì, così hanno delle case pazzesche, gigantesche, ma non ci pagano sopra le tasse perché non sono terminate. Sapete che noi queste cose un po' pacchiane ci fanno impazzire. Bravo, e pacchiano. Pacchiano è la parola giusta. Non trash, pacchiano. Questa guardate è un'esagerazione totale. Allora, questa proprio c'è ancora lontana da essere finita. Invece questa forse è la più bella. La più bella che abbiamo visto fino adesso. Ha diverse torrette. Sì. Questa qua centrale, guardate com'è grande. C'è poi il nome della dinastia. Il nome della dinastia. La dinastia Barnelesti. Che roba, ragazzi. Secondo caffè di oggi, con vista sul villone qua davanti. Comunque non sai che cosa aspettarti, no? Tu stai andando in un luogo abbastanza unico innanzitutto, perché non ci sono tantissimi posti come questo in Romania. E non sai neanche che cosa aspettarti, anche la reazione della gente, no? In realtà oggi, essendo estate, facendo caldo, probabilmente non c'è nessuno in casa, o sono in giro, sono fuori. Comunque, cioè, non c'è nessun interesse verso di noi in questo momento. Quindi possiamo anche vedere, esplorare con calma, senza ricevere pressione dagli altri. In genere, ecco, si dice che siano abbastanza restii, no? Non vogliono che le case vengano riprese, ma in realtà oggi non c'è nessuno, quindi non c'è alcun problema. Comunque ok, qua si tratta di una dinastia, però io di tetti ne vedo solo uno qua. Vuol dire perché che siamo solo sul milioncino. Di solo. Invece di là, per esempio, vedete dall'altro lato della strada, abbiamo ben 3 tetti, quindi ben 3 milioni di euro come di patrimonio. Come mi piace queste chiacchiere da bar. Sono chiacchiere da bar, sai, infatti, seduti al baretto qua, il negozietto della signora per il caffè, parliamo. Ma secondo me quello là guadagna così, quello no, là comunque guadagna. Interessante anche il rapporto, no, tra rumeni e rom, no? Qua c'è il negozietto della signora, evidentemente rumena, che però sta qui all'angolo e svolge la sua attività tranquillamente. Vedete, non c'è... Secondo me quello scontro, quell'astio, cioè in questo momento non lo vediamo. Poi vabbè, chiaramente non possiamo metterci la mano sul fuoco, ovviamente. Sono però... questioni anche che vanno avanti nella storia, nel tempo, sono lunghe, c'è un passato molto tormentato, no? Per questa comunità ne abbiamo già parlato, loro sono arrivati qui come schiavi. Poi comunque nel corso della storia sono stati sempre marginalizzati, sfruttati, una brutta reputazione. Quindi c'è sempre un po', diciamo, questo contrasto, no? Tra... etnie che sono comunque diverse tra loro ma che devono convivere, e qua c'è questa convivenza. Come abbiamo detto, qua è tutto un po' complesso perché è chiusa questa comunità, molto chiusa. Pensate che noi abbiamo un nome per loro, noi li chiamiamo Rom, li chiamiamo Gitani, Zingari in modo dispregiativo, ma anche loro hanno un nome per i non romani che è Gajep, quindi tutti quelli che non sono della comunità sono Gajep, e anche loro hanno una sorta di diffidenza, no? Quindi c'è una diffidenza da entrambe le parti. Comunque dietro di te, vedete, c'è la strada principale. Questa è la strada principale che collega Oradea a Cluj. Ce ne sono varie anche che sembrano abbandonate. Non è facile capire perché, con il fatto che appunto loro preferiscono che non siano finite, non ti fa ben comprendere se effettivamente sono attualmente abitate oppure no. Comunque lo stile è molto simile, ecco, queste colonne sono imprescindibili e anche sì, i colori sono fondamentali. E abbiamo trovato una foto che adesso mettiamo, una foto vecchia della casa che abbiamo appena visto, quella arancione e rossa. E abbiamo visto che in realtà i lavori sono andati avanti perché hanno chiuso una parte dove c'erano le colonne, dove hanno messo i vetri col nome della dinastia, e hanno chiuso meglio il cancello. Quindi in realtà piccole cose vanno avanti, anche se a vederla così è un primo impatto, magari sembra un po' abbandonata e lasciata a sé.
nel paesino comunque non ci sono le case dei titani soltanto, ma anche queste casette che sono più simili a quelle che abbiamo visto un po' in tutta la Romania. Siamo tornati al van, controllato l'olio, tutto a posto. Abbiamo parcheggiato sotto questo albero che ci ha dato un po' di ombra durante la giornata. E questa è una pizzeria. Ah, calma, calma. Siamo di fronte a questo bel ruscello. E quella è la strada principale. Attenzione perché questa strada è fondamentale, cioè collega l'Ungheria alla Romania. Quindi è una delle strade più importanti d'Europa, perché permette proprio la connessione ai trasporti dal centro dell'Europa all'est dell'Europa. Quindi ecco, per questo c'è un bel casino qua davanti. Traffico, un sacco di pizza? Camion. Come pizza? No. Oggi pausa, dai. Time out pizza per oggi, perché se mangi tutti i giorni ti viene un po' a noia. Ma parla per te. Sì. Io chiedo il time out. Va oggi bene. Domani ne riparliamo. Domani saremo in una città, quindi va più bene. Probabile che dai, oggi time out. Ora, dopo tutto quello che abbiamo visto e quello di cui abbiamo parlato, sorge spontanea una domanda e parlo a nome del popolo. Ecco, vai, lo sapevo, stavo per dirlo io. Parlo a nome del popolo. Allora, da dove viene tutto questo sfarzo, queste ville enormi, 4, 5 tetti, milioni e milioni di euro? Da dove viene? Prendono i soldi, da dove arriva questa liquidità, Angela? Allora, il mistero qui si infittisce parecchio. Iniziamo a dire una cosa: Rom, la parola Rom significa uomo proprio in lingua romani. E in realtà però in Romania i Rom vengono chiamati con il nome della professione che fanno ancora oggi molto spesso. Sono professioni che sembrano un po' del Medioevo, no? Molto antiche, tradizionali, che però in Romania hanno ancora un bel mercato, un bacino di mercato molto ampio. Sono ad esempio quella dei fiori, cioè molti sono fioristi, c'è quasi un monopolio sul mercato dei fiori, il lavoro del ferro e dei rottami. E anche una professione molto bizzarra, perché in passato in Romania c'era questa tradizione alle fiere di paese di portare un orso e farlo ballare, quindi i Rom erano ammaestratori di orsi. Ovviamente adesso questa professione non esiste più, non si fa più, e si sono trasformati in musicisti. E infatti nei matrimoni qui molto spesso vengono chiamati a suonare questi musicisti che portano una musica tradizionale che ha queste influenze un po' orientali, quindi si vedono spesso i matrimoni, ovviamente sono richiestissimi e quindi guadagnano molto anche da questa attività. Alcuni gruppi, pensate, Rom, sono famosi in tutto il mondo, sono diventati famosissimi, un successo internazionale per la loro musica. Quindi questa è, diciamo, la versione ufficiale. Poi c'è un'altra versione che è legata più a alcune teorie che ovviamente non sono verificabili, che è legata all'aspetto della criminalità. Si dice che molti abbiano dei business all'estero, business illegali, e che poi il guadagno di quei business venga portato qui, e quindi per la costruzione di ville come quella che abbiamo visto. E soprattutto c'è questo contrasto, no, tra case molto più sobrie, tranquille, no? Magari basse a un piano, e queste invece case con tutte le colonne, quattro piani, colore fucsia, rosso, arancione. Insomma. C'è questo contrasto bello forte. Una precisazione: non è che tutti i Rom siano milionari, ovviamente. Noi abbiamo visto soltanto quella che è la cosa più eclatante. Poi la stragrande maggioranza di questa comunità vive in condizioni di normalità o in condizioni di povertà. E altra cosa che si nota passeggiando in questo paesino è il colore bellissimo di questi abiti delle signore che passeggiano. E questo ci ha riportato un attimino anche in India e ci riconnette un po' alla storia di questa comunità, che si è spostata dall'India del Nord nel Medioevo, e quindi ancora oggi, centinaia di anni, secoli dopo questa loro emigrazione, noi possiamo vedere ancora questi tratti tradizionali che appunto ci ricordano l'India del Nord. E questo probabilmente è il risultato del fatto che non si sono mai integrati totalmente all'interno del territorio in cui andavano ad abitare, un po' perché venivano marginalizzati, un po' perché venivano perseguitati, un po' perché alla fine è un processo di un cane un po' che si morde la coda, no? Non si ha mai la fiducia da parte del prossimo, e
allora si continua sulla strada, non so, della delinquenza o del non integrarsi, del chiudersi e del quindi mantenere fermamente le proprie radici e le proprie tradizioni. Ah, ci vuole proprio. Perlenbacher Radler, limone. Ora, i culturisti della birra. Culturisti. Come si chiama? Come si dice? I cultori. Della culturisti birra. Culturisti, quelli che fanno in palestra. Lo sapevo, infatti mi sono messo a ridere prima, Angela, l'ho detto apposta. Ok, non sei stanchissimo, che faccia sbattuta. Posso bere, sarà. Comunque, i cultori della birra diranno che schifo. Ti disprezzeranno in questo momento. Ah, io invece adoro. La panache. Birra gazzosa. Bella fresca, congelata, al parchetto. Tieni, Angela. Grazie. Passiamoci questa goduria. Romania mia, Romania in fiore. Davvero molto interessante questo stop a Uedin. Ci ha permesso di vedere un'altra faccia di questo paese, totalmente diversa da quella che avevamo visto fino ad ora. Pensiamo che fino a poche ore fa eravamo nella zona di Maramureș a guardare le chiesette di legno immerse in mezzo alla campagna e ci siamo ritrovati invece adesso in una città con queste case super sfarzose, quindi contrasto pazzesco. Adesso ragazzi, dopo i 120 km stamattina, facciamo gli ultimi 40, quindi oggi 160 km di tappa, viaggino bello, bello strizzato. Premuto. E andiamo a dormire. Mazza, che sorpasso tamarro. Siamo in direzione Cluj, ma ci fermeremo prima. Quando arriva questo momento, l'apertura del merde, un uomo sa che avrà il suo trono. Oh, ragazzi, che stanchezza. Siamo arrivati. Un'oasi di pace. Siamo di fronte a un fiume. Là in realtà c'è un cantiere, ma nessuno viene di qua, perché tutti poi vanno oltre nella vallata che poi si estende lì dietro. Quindi siamo belli tranquilli. Allora, facciamo un po' un lavaggio della faccia, delle mani. Una rinfrescatina. Una rinfrescatina dopo una giornata così. Oh, tra l'altro stasera dovete sapere, Angela è una mattacchiona. Che è una mattacchiona? No, Angela ogni tanto trova queste cose un po' più, come possiamo dire, originali. Ha trovato. Allora, ho fatto questo esperimento. Tofu, aspetta, perché lui, Paolo, il tofu non lo sopporta. Allora gli ho fatto. Non è che non lo sopporto, è che penso che non sappia di nulla. E quindi dico, ma non lo so, non lo capisco. E allora cosa ho fatto? Gli ho fatto chiudere gli occhi al supermercato. Gli ho detto, annusa, lo compreresti? Ho detto, l'unica cosa che ho detto è stata cashcaval. Cashcaval affumicato. Perché sembrava formaggio affumicato. E quindi poi ho detto, sì, lo comprerei a posto, preso. Quindi abbiamo preso il tofu. Tofu affumicato. Affumicato. Adesso capiamo come cucinarlo, però. Qui abbiamo un peperone. Gigante. Due pomodori. Due carote e questo. Allora, premessa, l'ultima volta che siamo rimasti stupiti davanti a qualcosa che non avevamo visto era davanti a quei distributori che fanno la pizza. Le macchinette della pizza, chiamiamo. È venuto fuori un putiferio, cioè noi non avevamo mai visto una cosa del genere, ma a quanto pare eravamo gli unici in Italia a non saperlo, perché cioè, abbiamo fatto proprio la figura dei rimba. Completamente. Sì, tutti scrivici, ma sì, c'è da anni. Noi, mai visto, ecco. Ci sembrava una roba spaziale. Quindi noi, ragazzi, avete a che fare con due persone che un po' sono state fuori dal mondo, ecco. Sì, un po' fuori dal mondo. Noi siamo sempre un po' fuori dal mondo, siamo in generale, cioè questa volta. Già fuori dal mondo. Però ecco, sono 5-6 anni adesso che non siamo tanto aggiornati. Quindi, probabilmente questo è il caso. Questo tofu affumicato non l'avevamo mai visto. Tra l'altro, ecco, molto interessante la cosa. Oh. Che abbiamo comprato solo per l'odore, diciamolo. Cioè, sa proprio di provola affumicata o di scamorza. Very good, very good. Sai, è vero che non saprà di quello, però. Cioè, io lo spero.
Non credo. In fondo io ci spero ancora. Che tu ci sia nel mio domani? Ecco, vedete, noi già andiamo un po' più forte, magari citazioni un po' più antiche, ecco. Trescissime anche, aggiungerei. Fatto sta che adesso vogliamo assaggiare questa cosa qua. Allora, questa qui è una versione bella dura, cioè il tofu che abbiamo visto in giro spesso è tutto quello molliciosissimo, troppa acqua, acquoso dentro l'acqua. Questa invece è versione bella compatta. E questa cosa ci guarda piace. Che secondo me lo conoscono tutti perché... Scusate ragazzi, è allora... È una catena tedesca che c'è allora anche in Italia. Andate avanti e chiudete il video perché... Ma no, come chiudete il video? La ricetta! La ricetta! Ci sarà ricetta. Lo chef americano stasera? No, la chef... Ah, cucino io stasera? Dai, anche la prova! Va bene, allora io direi... No problem. Possiamo Facciamo farlo... semplice, facciamo a cubettini... Cubetti. Nell'olio. Caldo, e vediamo cosa viene fuori. E poi un'insalatona d'accompagnamento, niente, direi che quindi semplice. Questo è un po' un canale di alieni. Siamo un po' degli alieni che tornano sulla Terra dopo ere, varie ere, dicono: wow, il top, la macchina che fa la pizza. Oppure siamo un po' dei bambini. I bambini si stupiscono di davanti tutto. A tutto. Noi siamo rimasti lì, mi sa. Infatti io mi sono stupito oggi davanti a questo peperone. L'abbiamo comprato di 7 al mercato oggi. Non dartelo in testa, è pesantissimo. È pesantissimo. La signora ci ha pesato un peperone da mezzo chilo. Ecco il risultato, leggermente sbruciacchiato. Ma che bei cubetti, va che bei cubetti. Profumo è buono, vai. Morbidosi, sono rimasti. Tu sarai imparziale perché a te non piace. Buono. Potrebbe sembrare del formaggio? Sì. Ah, vedi. Ma non poco, tanto. Mamma che roba. Questa è l'insalatura con cui lo mangiamo, con carote, peperoni, pomodori, piselli e olive. Che belli, ma come siamo healthy. Madonna, è troppo, domani pizza. Ecco, sapevo. Dopo cena siamo già alla preparazione del letto. Questo perché già dice tutto. Dice direi. Tutto proprio. Dice tutto, non è anche buio, stiamo già facendo il letto. Sì, non è ancora buio, il sole è andato giù da qualche parte, credo da quel lato, da quella parte lì. Da che lato dormiamo? Testa di qua, testa di là. Testa di là. Sì, sì, sì. Stiamo sì, variando sì. Un po' sul tema. Quando fa freddo dormiamo con la testa da questo lato. Quando fa caldo con la testa dall'altro lato. Io non capisco più niente. Avete presente quando si dorme? Allora, uno non ha molto bene idea di dove si trovi sì. In quell'esatto momento, no? Tipo l'altra sera che siamo spostati alle due di mattina, io non sapevo più dove ero, se ero girato di qua, se ero girato di là, se eravamo in quel parcheggio, se eravamo in un altro parcheggio, se eravamo in un altro paese. Non ci capivo più niente, ero talmente rinco che insomma ho perso completamente la bussola, di notte proprio. E mi rendevo conto che io facevo, dove sono, cosa faccio, chi sono, perché? E non lo sapevo. Quindi succede anche questo. Bene ragazzi, nella penombra noi vi salutiamo. Mi stavo veramente addormentando. Si sente dalla voce. Grazie ragazzi per aver visto il video fino in fondo. Speriamo di aver trattato questo argomento spinoso sì. Nel modo giusto. Se così non fosse, siamo aperti a uno scambio... come possiamo dire? Uno scambio educato. Educato. Nei commenti e critiche. No, che critiche? No, niente critiche. Solo commenti. Tutti educati. Ma ragazzi, come vedete, qua qualcuno sta già dormendo, quindi vi salutiamo. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Alla prossima, ragazzi. Che finale orribile, cioè che finale. Rovina tutto il video. Ciao, abbraccione. Ciao.